Quel fabbricato realizzato in un terreno sul lungomare di Brolo non si trova nella fascia di rispetto dei 150 metri dalla battigia, come ha accertato il giudice penale del tribunale di Patti. Il giudice ha disposto per questo motivo una sentenza di assoluzione dalla violazione edilizia e la sentenza è anche passata in giudicato. Anche sulla base di questo assunto il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riformato una sentenza emessa dal TAR di Catania il 4 aprile 2019. Per questi motivi il fondo non sarà acquisito al patrimonio del Comune di Brolo. Quest'ultimo Va ritenuto che qui sarebbero stati eseguiti interventi edilizi in una zona sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta perché ad una distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia. In questo contraddittorio si sono fronteggiati Nunziata Russo e Teodoro Calogero Arasi, rappresentati dall'avvocato Giuseppe Condipodero, e il comune di Brolo, rappresentato dall'avvocato Paolo Starvaggi. Arasi e Russo hanno presentato appello alla sentenza del TAR dopo aver impugnato in primo grado l'ordinanza 66 del 2 marzo 2015, emessa dalla rappresentante responsabile dell'area tecnica del comune di Brolo. Con questo provvedimento era stato disposto lo sgombero e l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile di loro proprietà. Prima il Tribunale di Patti e ora il CGA hanno dato ragione a Russo e a Rasi condannando il comune anche alle spese di giudizio. Questa sentenza crea un precedente rispetto ad altri ricorsi ancora pendenti che riguardano edifici che sono stati localizzati sul lungomare di Brolo.